Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel nostro canale YouTube, sono in compagnia di Laura. Ciao. Oggi andiamo avanti con Diamond is Unbreakable qui su Stardust Shooters, su JoJo Stardust Shooters, e adesso siamo al capitolo 8, quello di Akira Otoishi. Come sempre vi ricordiamo in descrizione, link Japan Shopping Service per poter acquistare tutto quello che volete dal Giappone, relativa anime, manga, videogames e retro games. Link della pagina in alto, della pagina Facebook. Ecco qua che Ecco, a inizia. Eh proposito di videogames, guarda cosa c'è. sì, è vero. Il controller ricorda quello del GameCube. Ma anche il colore. Sì. Ecco qui lo stand Red Hot Chili Peppers di Akira Otoishi. E vediamo un po'. Ok, dai. Si È bello che parte. è rimasto, guarda, sullo sfondo la TV col. Eh sì, con la console. Sì. Slime che si fa esplodere. Noi procediamo con i round. Eh sì, 3 round per questa prima parte. Ok. Lo Shigechi che abbiamo preso è Eh molto sì, forte. tanta roba. Ok. Eccoci qua, col boss Akira. Ecco qua. Va, andati. Però sono apparso One Chan, Ormai immancabile. dovresti saperlo Mamma che dopo mia. il boss c'è Eh sì, sempre o One Chan di lui mezzo. o l'altro, vabbè. Eh sì. Dai che tra poco si sale di rango. Eh sì. Ecco, prosegue intanto la storia. Vediamo un po'. Crazy Diamond versus Red Hot Chili Peppers. Insomma, reagisce tramite, insomma, elettricità. Vediamo se abbiamo sbloccato qualche altra cosa. Sì, ok, Abbiamo abbiamo preso preso. l'unità, quindi ce ne manca una che dopo andremo a vedere, perché appunto quella della seconda quest l'avevamo già presa. Ora intanto Ci manca facciamo. quella della terza, vediamo. Tanto questa è la seconda parte. C'è, come si può vedere, una moto. Qua invece parlano di Joseph, che parlavano della sua età, sì, perché adesso sta appunto per arrivare anche lui. È vero, adesso sta arrivando Sì. lui. Sì, che se ti ricordi Akira si travestiva Sì, da quelli della di fondazione Speedwagon sulla Speedwagon. nave, sì. Ok.
Quindi andiamo ad iniziare i soliti tre round per questa seconda parte del capitolo 8. Qui abbiamo la barra al massimo, anche se va bene, ora non ci serve. No, no, non c'è bisogno di usare la skill, non oso ricordare i momenti con Stardust Crusaders, mamma mia, degli No. ultimi capitoli. Ah, qui era apparso Dai intanto. Sì. Ok. Bene, dai, siamo già al capitolo finale, al terzo, ovvero il boss. Sì, il terzo round. Vediamo un po'. Ok. Qui c'è questo Josuke che ricarica e poi Jonathan, insomma, che ricaricano un po' tutte e due la barra. Ok. Chi comparirà? Ah. Dai, questa volta compare lui. Eh Per due volte di fila in questa quest. sì. Ok, dai, è andato anche questo senza problemi. Oh, Saliti di eccoci! rango 151. Finalmente. Bene, ora l'unità, quindi ce l'avevamo già per, insomma, questo capitolo al tempo l'avevi già presa. Sì, a parte che prendo il forziere ti dà solo un Eh sì. bollino, non è che... Facciamo quindi la terza quest. Ok, abbiamo trovato uno Shigeshi di supporto. Eccoci qua che continua la storia, ovviamente anche della moto c'è l'impianto elettrico, quindi lo stand agisce anche lì. No. The end. Dice qui, ah, Cars. Sì, Cars che ride. Quello non so se l'avevo già visto. Comunque si vede meno Ma spesso sì, come è vero, sì, schermata di caricamento. forse qualche volta l'avevamo vista, ma Sì, non ma mi di solito ricordo. si trova altro. Ok, primo round andato. Ok, qui dobbiamo stare a distanza di sicurezza. Certo, hai. Vediamo un po'. A parte che non penso che ci farà No, niente. no, appunto, vabbè, siamo anche un po' lontani. No. Neanche sfiorati, guarda. Mi è apparso adesso Dire anche in questo capitolo. Ok. Bene, siamo già al terzo. Io intanto vi ricordo che tempo fa Marco aveva fatto il video recensione sul manga della quarta parte di JoJo, Ah ovvero sì. Diamond is Unbreakable, Sì, sia trovate. quello che i video inerenti alle altre parti di JoJo. Trovate, sì, la playlist Le bizzarre avventure di JoJo e anche poi, vabbè, se dedicati ai manga, nei video acquisti manga, insomma, trovate tutto in queste due playlist. Sì. E sempre parlando della quarta serie, sul canale avevi portato gli unboxing di alcune figure Sì. relative a questa parte, come ad esempio quello di Josuke, Sì. Kira. La grande, avevamo fatto la grandista di Sì. Josuke, poi quelle di Kira, Killer Queen, insomma, tante figli in VCF anche avevamo messo. Sì. Non ci facciamo mancare Eh nulla, eh. no, poi vi ricordiamo anche di iscrivervi al canale Telegram per, insomma, rimanere aggiornati su tutti i video. Ah, guarda un Oh, po'. abbiamo preso l'unità ed ecco il bollino. Forziere aperto, quindi possiamo procedere con l'ultimo capitolo. Ho Selezioniamo preso, Jotaro. sì, due Jotaro perché mi ispirava tantissimo sotto che c'era la scritta col kanji continuo. Ottimo. Adesso intanto la storia va avanti. Stand questo usato a distanza, come si può vedere.
sì. Ridotta civetta. Tanto noi andiamo ad affrontare appunto questi round. Sì. Dovrebbero essere appunto 4 questi. Eccoci qua. Sì. 4 round per questa ultima parte. Vediamo un po' cosa fa. Ha dato un po', potenziato un po' l'unità, però non ha ricaricato la barra e niente. Comunque adesso vediamo. Ok. Altro bollino preso. Altro bombino, perfetto. Sì, che io ricordo che i bollini servono per l'acquisto nell'apposita Sì. sezione, ovvero se andate nella schermata inerente ai capitoli della quarta parte, di, non so, liane, Sì, gli questi oggetti. Sì, oggettini qui, le clessidre, e se no addirittura delle unità, anche se sono, diciamo, quelli che ormai chi gioca da diverso tempo penso abbia a sfare. sì. Sai, magari per potenziare un'unità Ah, quello non è che male, ecco. Perché almeno sei sicuro di prenderla. Ah sì. Sì, perché ad esempio Shigeshi trovato una volta, mai più ritrovato. Mamma mia, io non l'ho mai trovato veramente. Ok. Altro bollino. Sì, c'era, mi ricordo, nello scout, però quello a pagamento dove dovevi comprare le gemme con i soldi. Anche no. Esatto. Ok. Vediamo chi compare. Ah, dai. Ok. Tanto ci siamo anche un po' ricurati, Ah, sì. vabbè. Ok, ce Quindi l'abbiamo fatta. sì, vediamo un po' come finisce questa parte, che poi appunto proseguirà. Nel prossimo capitolo, sì, nella seconda parte del capitolo 8, perché appunto ancora il capitolo di Akira non si è concluso. Vediamo. Mamma mia. Beh. Mamma mia. Ma forse curava il braccio, glielo faceva ritornare, Sì. se non mi ricordo male, per vedere dove era andato a finire. Ah no, ok, eccolo, gli ha riattaccato. Perfetto. Certo che il potere di Josuke è Eh sì. molto forte. Ok. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Continueremo JoJo Stardust Shooters la prossima settimana. Io vi ricordo che se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Commentate o condividete, se volete iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!